Benvenuti in questo nuovo video. Oggi sono alla ricerca di un po' di neve. Infatti forse l'inverno è arrivato finalmente, siamo ormai a metà gennaio. In realtà purtroppo al momento sono già a circa 1000 metri di quota, forse anche di più, ma di neve ancora non ce n'è traccia. Per il momento le condizioni meteo sono veramente pessime, ha soltanto piovuto, è tutto grigio, tutto abbastanza triste. Spero vivamente che salendo migliori leggermente, perché al momento è veramente, veramente pessimo. Sto iniziando a preoccuparmi un pochino, perché effettivamente ancora neve non ne ho vista. Ho guardato un po' di webcam ieri, un po' di previsioni, dava neve solamente sopra i 1400 e la mia meta di oggi è a quella quota lì, però non so esattamente ancora cosa è successo questa notte, perché magari questa notte ha piovuto e neve non ce n'è più, lo scopriremo tra poco. Lato positivo però, salendo per la strada, visto che il traffico era piuttosto lento, mi sono fermato nel mio forno preferito a prendere un po' di focaccia, ne vale decisamente la pena. Vado avanti, spero di trovare un po' di neve. Secondo aggiornamento, come vedete è anche più buio, perché a parte che la neve ancora non si è vista e ormai sono a neanche un chilometro dalla mia meta, a già 1250 metri, si è fatta una nebbia fittissima, che questo è positivo, ma io cercavo la neve. Faccio gli ultimi tornanti. Purtroppo, come vedete, le mie preoccupazioni erano fondate. Infatti praticamente neve non ce n'è. Quel bianco che vedete per terra, a parte forse 2 mm di neve, il resto sono ghiaccio che cade dai rami degli alberi. Infatti c'è una temperatura piuttosto alta, siamo forse a meno 1, 0 gradi direi, perché il terreno è perfettamente bagnato, non è ghiacciato per niente, e dai rami sta cadendo un po' di ghiaccio, lo vedo che non è molto attaccato. L'unica cosa che fa mantenere il ghiaccio in alto, non so se lo sentite, ma è il vento, che quello è piuttosto freddo. Infatti ho dovuto anche mettere i guanti pesanti perché mi stavo congelando le mani. Sono venuto qui a trovare quest'albero qua, che avevo scoperto durante una perlustrazione in autunno, non so se vi ricordate, dove ho fotografato l'albero un po' mistico. Le condizioni per fotografare questo scatto adesso sono magnifiche, potrebbero essere meglio se ci fosse un pochino più di neve, ma mi devo accontentare di quello che c'è. Devo ammettere che non è stata per niente una composizione facile, penso di essere qui da ben più di mezz'ora e ho girovagato un po' qui intorno per cercare di comporre al meglio questa scena, ma ancora adesso non sono convinto. Purtroppo ci sono delle condizioni che mi hanno un po' obbligato. Ho cercato un pochino di distaccare la scena per cercare di separare l'albero principale con quegli alberelli che si trovano lì, ma anche cercare di non inquadrare il sentiero, perché nell'inquadratura porterebbe lo sguardo un po' fuori. C'è anche un albero qui molto grande che è proprio in mezzo, però diciamo che forse sono riuscito a trovare un po' di compromessi spostandomi, come detto, un po' in basso, un po' in alto, un po' avanti, un po' indietro, per cercare di includere gli elementi che volevo ed escludere gli elementi che volevo togliere. Probabilmente il posto migliore
per fare lo scatto sarebbe poco dietro dove è quella camera lì, ma purtroppo ci sono altre cose che vanno in mezzo, tra cui rami, alberi e un po' di tutto. Quindi per cercare di fare lo scatto come volevo, quindi riprendere abbastanza il primo piano, riprendere quell'alberello dietro, quegli alberelli dietro che stanno crescendo e isolare il più possibile l'albero principale, dandogli anche un po' di respiro, sono dovuto scendere a parecchi compromessi e spero di essere riuscito a fare lo scatto. Ho anche dovuto leggermente alzare gli ISO per abbassare un po' i tempi, anche se non volevo, ma purtroppo col vento che c'è molti rami si muovono e creano un micromosso che non mi piaceva. Alla fine un pochino di neve l'ho trovata, sarà un centimetro e mezzo, due, però è sempre meglio che niente. Salendo ho visto che il terreno era ghiacciato, sotto c'era acqua, quindi probabilmente a quota leggermente più in basso di dove sono adesso ha piovuto e ha anche ghiacciato un po' il primo strato. Sarà poco questo piccolo strato di neve, ma è sufficiente a trasformare il paesaggio. Salendo sono andato molto molto piano guardandomi intorno fino ad arrivare a questo punto dove mi è bastato girarmi e trovare questa piccola scena molto interessante. Infatti la poca neve permette di evidenziare un po' il sentiero perché i sassi non sono completamente coperti dalla neve, gli alberi hanno una bella spolverata proprio come se fosse stata spruzzata sopra, mentre i rami in alto per causa del vento, infatti se io salissi 2-3 metri sopra al crinale sarei investito da un vento fortissimo, probabilmente lo sentite anche, e tutte queste piccole cose hanno creato una semplice scena che ha attirato il mio sguardo. La scena, come vi ho detto, è estremamente semplice. Ve la faccio vedere direttamente dall'inquadratura. Allargo un po', se no voi non vedete. Questi alberi qui, questo singolo albero qui, credo che però ha parecchi tronchi, tutti belli spolverati dalla neve, era quello che mi aveva attirato, insieme al sentiero che vedete qui, che fa una bellissima curva che va più verso bassa quota. Altra cosa che era molto affascinante con queste condizioni, a parte la leggera nebbia che dà atmosfera a tutto, erano anche tutti i rami completamente ghiacciati. Questo scatto mi piace, ma proverò anche a farlo leggermente da più in alto per cercare di enfatizzare ancora di più il sentiero e cercare di eliminare purtroppo l'unico elemento di disturbo che trovo in questa scena, che non so se riuscite a vederlo, ma lì c'è un palo che segna il confine del parco. Purtroppo non vedo tantissime soluzioni per eliminarlo, neanche clonandolo via perché è in una zona difficilissima da clonare, però proverò a spostarmi leggermente cercando magari di fare un'altra composizione nascondendolo dietro a qualche ramo. Non sono sicuro ci riuscirò, intanto avete visto questa composizione.
passo alla GoPro, che è un bel po' più agevole in questo caso. È da non so neanche quanto, in realtà non so neanche che ore sono. Ok, è mezzogiorno e mezzo, è passato 2 ore che sto vagando nella parte più bassa del bosco, dove ho trovato più neve, ma il primo piano è ricoperto di rami caduti, cespugli, c'è un po' di tutto ed è difficilissimo da gestire. Vi faccio vedere un po'. Questa è anche una parte abbastanza messa bene, vi metto qualche clip dove era decisamente peggio. Però questa zona mi aveva dato un sentore che una foto ci sarebbe stata. È proprio questione di cercare di mettere in ordine la confusione, un po' l'essenza della fotografia nel bosco. Però in questo caso è anche peggio, perché è veramente messo male questo sottobosco. Però a furia di cercare, alla fine sono riuscito a trovare un posto dove in realtà ho trovato 2 alberi che mi piacciono tantissimo. Vi faccio vedere il primo, che è quello lì. È da un bel po' che sto gironzolando per cercare di trovare una composizione. Forse vedete le mie impronte lì. Ho cercato di non calpestare proprio intorno all'albero per non rovinare la poca neve che c'è. Infatti, se notate, quella è una zona piuttosto pulita rispetto al resto. Guardate qua. Sono impegnato a cercare la composizione migliore, cercando di isolare il più possibile l'albero rispetto al resto. Vi faccio vedere la composizione. La difficoltà in questo caso era cercare di dare una semplicità alla confusione che c'era in questa scena. Ho posizionato l'albero esattamente al centro, cercando di dargli il suo giusto spazio. Ho girato tutto intorno, come dicevo, per cercare la posizione migliore. In realtà l'albero mi piaceva per i rami più in là, dall'altro lato, però come vedete da questo lato c'è una spolverata di neve che compensa perfettamente la mancanza dei rami. Anzi, probabilmente così dà ancora più contrasto con il tronco scuro, lo spazio che c'è attorno e i rami che si allargano. Mi piace particolarmente questa scena, e considerato quello che c'è intorno, questa scena è piuttosto pulita, nonostante che nel primo piano ci siano un po' di rami a terra. Mi sono spostato sull'altro albero che mi piaceva in questa zona e non ve l'ho detto, ma è tipo a 5 metri dall'albero di prima. Quello che mi aveva attirato in quest'albero, adesso ve lo faccio vedere, non era tanto la posizione, il fatto che fosse pulito per terra e cercare di creare un po' di atmosfera isolando, era proprio l'albero in sé che mi aveva attirato. Infatti ha tutti questi funghi, credo siano funghi, su tutto il tronco. Ce ne sono parecchi di alberi così qui intorno, ma così un po' distaccato dagli altri e con quest'altro piccolo alberello completamente ghiacciato che gli cresce intorno, crea una piccola scena che mi piace parecchio. Ho deciso di fare uno scatto molto semplice, senza troppe complicazioni, in verticale, e adesso vi faccio vedere la composizione. Ve lo faccio vedere direttamente dalla macchina. Semplicissimo, ho posizionato l'albero qui cercando di evitare troppe sovrapposizioni con gli alberi intorno e cercando di dargli un pochino di distacco. Anche qui la nebbia chiaramente aiuta parecchio. Il primo piano è un po' confusionario, sinceramente non verrà un'immagine incredibile. Come detto, però, mi piaceva particolarmente quest'albero e volevo fargli uno scatto comunque.
con quest'ultimo scatto direi che posso concludere il video abbastanza soddisfatto, nonostante non abbia trovato esattamente le condizioni che cercavo. In realtà queste condizioni sono veramente magnifiche, semplicemente mi aspettavo un po' più di neve per il periodo, ma purtroppo ci dovrò fare l'abitudine. Spero che questo video vi sia piaciuto, se è così mettete mi piace e lasciate un commento che mi fa sempre piacere. Ci vediamo alla prossima, ciao!